È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 27. Il cielo era ricoperto di un amabile strato di nuvole rosa ed Harry ci si era perso con lo sguardo. Gli occhi vagavano in alto immaginando quanto sarebbe stato bello poter nuotare in tutta quella morbidezza. Il cappellino della New Era gli fu sottratto spudoratamente, facendolo tornare alla realtà. Solo allora si ricordò che al suo fianco c'era Elise, che adesso stava provando a sistemare il cappellino rosso sulla sua testa, giocando con la visiera. «Si è fatto tardi, Lisi», disse lui avvicinandola a sé, circondando la sua vita con un braccio. Le stampò un bacio sulla guancia mentre alcune ciocche di capelli scure le coprivano il viso piccolo e dai tratti sottili. Elise sorrise poggiando una mano su quella del proprio ragazzo. «Non ancora. Voglio portarti in un posto prima». E detto ciò si morse il labbro trattenendo un ampio sorriso e trascinandolo con sé iniziò a correre per le vie del loro quartiere, dove era soliti passare lunghi pomeriggi a chiacchierare e scambiarsi qualche bacio al parco vicino alla loro scuola, quello frequentato dai ragazzi di tutto il liceo. Quel pomeriggio però fu diverso. Elisa aveva deciso che avrebbero passato una giornata intera sulle note di Green Day, a camminare senza sosta fino a quando il sole non sarebbe tramontato. Ed Harry acconsentì, sapendo che quando la sua ragazza si metteva in testa qualcosa, era impossibile farla ragionare, ragion per cui se n'era perdutamente innamorato. I due continuarono a correre mentre il ragazzo continuava ad imprecare per la velocità di Elise, senza però far sparire dal suo volto quel sorriso che sfoggiava solamente quando si sentiva davvero felice, e con lei lo era. Svoltarono sulla 27ª strada, quella che portava alle loro scuole, e per Harry fu una totale sorpresa. Credeva che Elise non volesse passare quella giornata. La ragazza poi si fermò di colpo facendolo quasi cadere. E senza staccare la mano dalla sua, entrò nella caffetteria situata proprio davanti alla scuola. Un'ondata d'aria calda li travolse, profumo di dolci e aroma di caffè, con qualcosa di più dolce simile al cioccolato, ma meno intenso. Harry avrebbe voluto continuare a stare lì, a godersi quell'aria di pura dolcezza. La ragazza ebbe altri piani e lo trascinò al bancone. I colori scuri del locale lo fecero rilassare. Tonalità di rosso e marrone invadevano le pareti. Persino le divise dei camerieri erano di quegli stessi colori. Elise sorrise alla cameriera che gli stava davanti. I capelli color rame le scivolavano lungo le spalle, incorniciandole il viso paffuto e donandole un'aria bambinesca. «Harry, lei è Lux, mia cugina». La ragazza dietro al bancone sorrise pulendosi le mani sul grembiule marrone per poi tendergli una mano. «Quindi tu sei il famoso Harry?» sorrise Lux. Aveva sentito parlare così tante volte del magnifico ragazzo dagli occhi verdi che ormai credeva di conoscerlo come le sue tasche. Harry la strinse. «E tu sei Luxia?» E anche lui aveva sentito le fantastiche avventure che Elise e quest'ultima avevano intrapreso da piccoline. Entrambe regine di un piccolo regno creato da loro e che custodivano nelle loro più remote fantasie e ricordi, ma a quello non fece nessun accenno. E fu proprio in quel momento, quando le loro mani si toccarono, che tutto il resto svanì. Elise, la caffetteria, i clienti e il colore svanirono. Harry e Lux vennero circondati da un ammasso di ombre scure il cui unico intento era quello di soffocarli. Il bancone a dividerli non c'era più. Eppure sembravano così lontani da non potersi toccare, seppure le loro mani fossero ancora unite. Harry vide il panico negli occhi scuri di Lux, quando un forte vento le si scagliò contro minacciando di far lavorare via da lui, ma continuava a stringergli la mano con tale forza da farle quasi male. Harry portò anche l'altra mano a stringerla e cercando di avvicinarla a sé per non farla svanire. Lux lo stava lentamente supplicando di non lasciarla andare, ma lui non ci era riuscito e lei era lentamente sparita tra quelle ombre e quell'aria gelida. Harry si sentì privato di qualcosa, qualcosa di importante. Le sue ginocchia toccarono il suolo e il cuore iniziò a battere in modo fin troppo veloce. E il suo corpo a tremare, reclamando un controllo che non riusciva ad avere.
Luxia gli era sfuggita via come sabbia tra le dita, scappata in meno di un minuto, e lui non aveva fatto nulla per evitarlo. Si svegliò di colpo, rendendosi conto di essersi addormentato nella sala ricreativa, ormai priva di ragazzi. Le luci però erano ancora accese, nonostante fosse l'unico lì. Lux, sussurrò ripensando alla ragazza, e adesso ricordava, sentendosi terribilmente in colpa per averla rimossa dai suoi ricordi. Non riusciva a capire come, non gli era mai capitato ricordare dei frammenti del suo passato. Ma Lux aveva bisogno di aiuto, e questa doveva essere l'unica spiegazione. Quel filo che li legava fin prima di arrivare a Redwood non si era mai spezzato. Azzura guardava fuori dalla finestra della sua camera, mentre un venticello leggero si faceva spazio e si infiltrava invadentemente nella stanza, eppure non le dava particolarmente fastidio. Amava quella sensazione di freddo sulla propria pelle, tanto da farle venire i brividi. In quelle ultime ore era stata con Luis, o almeno ci aveva provato, ma il ragazzo non le rivolgeva nemmeno la parola, e a malapena lo guardava con i suoi occhi privi di colore, e da quell'atteggiamento si sentì trafitta da mille lame. Perché proprio Luis non voleva più parlarle? Ma non sembrava l'unica cosa strana. Si sentiva diversa. Un continuo peso continuava a farle male al petto, e la testa le scoppiava ogni qualvolta provava a spiegarsi quello strano sentimento. La porta della sua camera venne aperta da Dave, che sospirando entrò e si chiuse la porta alle spalle. Un ragazzino non ha fatto altro che seguirmi per tutto l'istituto, chiedendomi se fossi Gale e se conoscessi Katniss. Non che ci abbia capito molto, ma appena ha iniziato a chiedermi di una certa 8326, non ci ho visto più e sono scappato. Rise piano avvicinandosi ad Azzura e poggiando le braccia sul bordo. La ragazza lo guardò con un scipiglio in volto. «E hai pensato bene di venire nella mia camera», osservò. E Dave annuì appena, osservando il cortile di Redwood illuminato semplicemente dalla luce lunare. «Perché?» chiese lasciandosi sfuggire un sorriso. «Non lo so, è difficile da spiegare. Ho semplicemente sentito che era quello che dovevo fare», disse vagamente il ragazzo, voltando lo sguardo verso di lei. «Non lo senti anche tu?» chiese in un sussurro. «Come se ci fossimo persi qualcosa». Azzura deglutì. Forse non era l'unica a farsi le paranoie, e il fatto che Dave le stesse parlando così apertamente le faceva credere che c'era veramente qualcosa che non andava. «Si perde sempre qualcosa, e stando qui non possiamo che perdere tutto quello che ci resta». «Sarà», borbottò, «ma io non voglio perderti», disse prima di avvicinarla a sé e stringerla tra le sue braccia. «Non ti hanno creduto dunque», ripeté per l'ennesima volta Luxia, ormai arresasi alla sconfitta contro la dottoressa. Lei e Will si trovavano nel vecchio laboratorio che durante la mattina era stato sistemato e ripulito dagli infermieri, per poi essere riempito da attrezzatura innovativa, provette e boccette con le sostanze destinate ad essere somministrate a 8326. Will iniziò a smanettare con una siringa osservando l'ago appuntito, causando in Lux un forte senso di ansia. «Già», sbuffò a dir poco infastidito. Non credeva di certo che portarli al Millennium sarebbe stato poi così difficile. «Credo di aver sbagliato approccio, però. Dovevo andare dritto al punto, senza fare paragoni con Hunger Games. Ma credevo sarebbe stato divertente», si lamentò il ragazzo. «Non ricordano, e questo è il punto». «Beh, immagino sia finita qui», sussurrò Lux mentre in volto le si formava un sorriso triste e rassegnato. «Era troppo da gestire. Da sola non ci sarebbe mai riuscita e non avrebbe mai lasciato Redwood da sola, soprattutto se Harry fosse rimasto lì». Il ragazzo inarcò un sopracciglio. «Quindi finisce così? Ti arrendi adesso?» chiese con tono di voce incredulo. «Credo di non aver capito bene. Hai passato le ultime settimane a farti somministrare più di 30 dosi di sostanze a te sconosciute per non far uccidere gli altri. Hai investigato, hai scoperto cose che potrebbero far chiudere questo posto e che io non ho scoperto passando più di 7 mesi qui dentro. E ti arrendi perché i tuoi amici non si ricordano di te?» disse sarcasticamente e poi ne seguì un «Wow!». Lux gli strappò la siringa dalle mani, poggiandola nuovamente sul tavolino. «Cosa pensi che dovrei fare? La Grimble ha somministrato loro chissà quale cosa per dimenticare tutto. Io non ho potere contro quelle sostanze. O almeno
Non quando somministrata da altri, disse ripensando a quella donna, le venne il volto a stomaco. Si passò una mano tra i capelli neri cercando di tenere a bada la chioma scompigliata. Non lo so, Luxia, sei tu l'Harry Potter della situazione. Smettila con questi paragoni, sono seria, sbuffò. I suoi occhi si posarono sulle piccole boccette scure da colori vari e fu come un colpo di genio. Le guardò. Hai studiato chimica, giusto? Se cambiano un veleno da nocivo a innocuo, è possibile invertire anche gli effetti, no? Disse gesticolando. Will corrugò la fronte. Non capisco a cosa devo arrivare, disse poggiando una guancia sul palmo della mano. Voglio dire che le sostanze che ci iniettano non sono altro che veleni mortali, senza il mortale. La Grimble usa i suoi dipendenti per mettere su delle sostanze che ci diano gli effetti di quelle sostanze, senza però lasciare che ci uccidano. Se è possibile fare questo, allora è anche possibile creare una sostanza che mandi via quegli effetti, giusto? Disse guardandolo. I suoi occhi brillavano di una luce che Will non aveva mai visto in nessun altro. Molto arguto, 8326, disse annuendo. Vai avanti, la spronò. Ebbene, se è stato iniettato loro qualcosa che ha causato una specie di amnesia, è possibile modificare la struttura delle sostanze invertendone gli effetti, disse Lux sorridendo. Quell'idea, seppur lontanamente possibile e facile, le faceva credere che forse la vittoria della Grimble non era poi così vicina. Sorrise anche William, nonostante fosse un sorriso piccolo e appena visibile. Perfetto, ci resta solo da trovare uno scienziato che possa trasformare un veleno in qualcosa di curativo, capire quale sia la sostanza utilizzata e somministrarla ai tre ragazzi mentalmente instabili, disse annuendo. Anche se l'osservazione di Luxia gli era sembrata affascinante e brillante allo stesso modo, era tutto troppo surreale per essere realizzato, e la sua natura da eterno realista gli impediva di credere a tutto ciò. Non abbiamo uno scienziato, ma ci sei tu, osservò Lux prendendo una delle tante boccette e lanciandogliela. Riesci a dirmi cos'è? Chiese continuando a fissare la bottiglietta ora sulle cosce magre del ragazzo. Il ragazzo l'aprì senza farselo ripetere, puntò gli occhi su quelli di Luxia che la fissavano con preoccupazione. Annusò il composto e sentì le narici bruciare all'istante. Il colore chiaro della sostanza e il suo odore pungente era distinguibile senza alcun problema dal ragazzo. È un veleno che causa infarto. Se congelato, è possibile essere trasformato in dardo e utilizzato come pallottola. Nel 75 era usato dagli assassini che cercavano di uscirsene puliti. Una genialata in pratica. È anche raro che la sostanza venga alla luce nell'autopsia. E se il veleno, sciogliendosi, non ti uccide all'istante, ti ha assicurato un tumore. Le parole uscirono fuori dalla sua bocca con una tale facilità da spiazzare lui per primo. Lux sorrise ad un angolo della bocca. Volevi tenere queste abilità tutte per te, disse prendendolo in giro. Sei il mio asso nella manica, Will. La Grimble non si aspetterebbe mai una cosa del genere. E non riusciva ancora a capire con chiarezza come aveva fatto a riconoscere le abilità di Will. Forse per come le aveva parlato di quel veleno specifico durante il loro primo incontro e come aveva reso il tutto più semplice di quanto era veramente. Will era visibilmente confuso, stordito dalle sue stesse parole e di come per Lux era stato così facile raggirarlo. Facciamo questa cura,